Ciao a tutti, sono Andrea e questo è il terzo video della mia guida allo strumento eBetter Route Planner. Come abbiamo visto l'altra volta, solamente impostando il consumo di riferimento effettivo della nostra automobile abbiamo potuto risparmiare oltre 20 minuti di viaggio. Oggi andiamo a vedere qualche altro parametro che possiamo andare a impostare e ottimizzare per poter ridurre ulteriormente i nostri tempi di percorrenza. Questo valore, reference speed, ci indica qual è la velocità massima in relazione ai limiti stradali che noi intendiamo mantenere. Quindi se il limite in un dato tratto di strada è 100 km all'ora e noi impostiamo questo valore al 100%, il sito calcola che noi manterremo in quel tratto appunto 100 km all'ora di velocità media. Se impostiamo questo valore a 110%, sempre nello stesso tratto, con velocità, con limite di velocità di 100 km all'ora, il sito calcolerà che noi potremo andare a 110 km all'ora, quindi oltre il limite. Stessa cosa, in modo analogo, possiamo impostare il 90% per andare a una velocità inferiore a quello che è la velocità del limite di velocità. Tranquillamente lo possiamo lasciare al 100%. Questa è la velocità massima che noi vogliamo mantenere. In realtà è un valore relativamente importante perché è influenzato da questa opzione. Questa opzione è molto importante, che è quasi sempre consigliabile lasciare attiva, indica al sito che noi possiamo rallentare rispetto a qual è la velocità massima in modo da poter consumare meno e quindi in teoria fare meno soste. Facendo meno soste di solito si riesce a ridurre i tempi di viaggio. Quindi possiamo impostare questa velocità, per esempio, a 130 km all'ora, che è la velocità massima che abbiamo in autostrada, e lasciare abilitata questa opzione. Start Depart Charge è chiaramente la quantità di carica che noi avremo alla partenza, soprattutto con auto con autonomia limitata come la mia. Di solito si parte per un viaggio mediamente lungo dal 100% in modo da poter avere la carica massima e poter quindi andare un pochino più veloce o un pochino più lontano nel nostro tragitto. Charge Min Arrival è la quantità di carica che il sito calcolerà di mantenere per arrivare ai punti di ricarica. Quindi al primo punto di ricarica il sito calcolerà la velocità da mantenere per far sì di arrivare con almeno il 10% di carica. E questo, diciamo, è il nostro margine di sicurezza, cioè è la carica che noi ci vogliamo mantenere se ci fossero problemi alla colonnina quindi una quantità minima di energia per poter raggiungere un punto di ricarica successivo. Di solito, a seconda di quello che è poi chiaramente l'autonomia della nostra automobile, è bene lasciare almeno un 10-15% di autonomia residua. Questo invece è il valore di ricarica massima, cioè il valore che il sito calcola di poter raggiungere durante la carica. Come sa qualsiasi utilizzatore, possessore di auto elettrica, mano a mano che la batteria si ricarica e quindi raggiunge percentuali più alte, la velocità diminuisce in modo progressivo. Quindi per ridurre anche qui i tempi di viaggio è consigliabile non superare mai l'85, 80, massimo 90% della carica, perché l'ultimo 10-15% la velocità rallenta molto e quindi non andremo ad avere un risparmio di tempo, ma anzi andremo a allungare quelli che sono le tempistiche di viaggio. La mia automobile, che ha una buona velocità di carica, diciamo arriva fino anche al 90%, quindi posso impostare questo valore come carica massima. Infine abbiamo Goal Arrival Charge, che è la quantità di carica che sempre eBetter Route Planner calcolerà di mantenere a destinazione. Quindi quando io arriverò a destinazione il sito farà sì che abbia questo 10% di carica rimanente. È un valore che può essere impostato
in modo molto variabile, per esempio se la nostra destinazione, come in questo caso sappiamo che abbiamo un punto di ricarica certo che non può essere magari malfunzionante o perché magari è quello a casa nostra, sappiamo benissimo che nessuno ci può occupare il nostro stallo privato, possiamo abbassare questo valore anche al 5%. Oppure se a destinazione dobbiamo non solo fermarci ma dobbiamo magari arrivare alla colonnina più vicina, possiamo aumentare questo valore al 15% o al 20%. In questo caso lascio 5 perché so che saranno predisposte dei punti di ricarica per tutti i partecipanti alla parata, quindi so che non avrò alcun problema a ricaricare. Cliccando su Plan Route vediamo che siamo riusciti a ridurre notevolmente i tempi di viaggio, perché non è più prevista una sosta di ricarica, ma è previsto che noi riusciremo ad arrivare a destinazione con una sola carica, anche se dovremo mantenere una velocità abbastanza limitata, cioè al massimo 80 km/h. In questo caso risparmiamo non solo una sosta, ma risparmieremo anche qualche minuto di viaggio. Questo per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video dove andremo a spulciare altri parametri che è possibile impostare e altre modalità di utilizzo di questo sito che sono molto molto configurabili e personalizzabili per l'utilizzo della nostra automobile. Alla prossima!